Per tutte le pratiche che andiamo a creare, è possibile effettuare anche una gestione economica che poi ci porterà eventualmente a quella che è la fatturazione. Ritorniamo nella nostra pratica. Abbiamo già visto impegni e scadenze allegati e modulistica nei relativi video, adesso vediamo la gestione economica. Nel momento in cui seleziono il tab Gestione economica, ancora mi compare il menu contestuale per andare a inserire eventualmente delle nuove voci. Clicco su Nuova voce, mi compare il cliente, la pratica relativa e la descrizione di questa voce economica. La descrizione di questa voce economica può essere recuperata da un archivio che ancora può essere editabile e modificabile, come è possibile vedere, ce ne sono una serie preimpostate, ma posso eventualmente aggiungere una nuova descrizione, per esempio scrivo progettazione e aggiungerla. Ovviamente adesso me la ritrovo all'interno di quelle che sono le voci. Se voglio modificare, ancora una volta, clicco il bottoncino, vado nella gestione e vado eventualmente a modificare o rimuovere. A questo punto inserisco quella che è la data. E l'importo, diciamo, 1.500 euro. Questa voce può essere salvata o in questo momento, quindi posso cliccare su OK e la voce viene semplicemente inserita, o ancora posso andare a scegliere delle opzioni per questa voce, cioè do ancora doppio clic, rientro nella voce economica che ho gestito, posso mettere eventualmente degli acconti, ho incassato 500 euro. Posso ancora andare a selezionare eventualmente da fatturare. Nel momento in cui seleziono da fatturare, mi si attivano i box relativi, quindi vengono prese in questa zona di default le opzioni che abbiamo messo in impostazioni utente nel momento in cui abbiamo cominciato ad utilizzare Studio. Quindi, nel momento in cui ho cominciato ad utilizzare Studio, l'ho configurato su di me, ho impostato il contributo cassa, l'IVA al 22%, eccetera. Ovviamente sono tutti dati modificabili anche in questo momento, eventualmente posso anche deselezionarli se non li desidero. Lascio da fatturare, faccio ok, è chiaro che adesso Studio mi darà un totale per questa pratica, cioè mi dice guarda che il totale è 1.900, ho incassato 500, il residuo, eccetera. Posso continuare, ovviamente posso modificare la voce, eliminarlo, posso continuare ad aggiungere voci, quindi ancora per la stessa pratica, non so, un fine lavori, imposto le stesse date, ma solo come esempio, facciamo 5.000 euro. Eventualmente togliamo, non mettiamo, anzi facciamo così, mettiamo da fatturare la fine lavori, ok, ritorno nella voce progettazione, tolgo da fatturare. Questo perché poi mi servirà nel prossimo video dove vedremo come si gestisce quella che è la parte di fatturazione. Quindi all'interno della gestione economica io posso vedere, man mano che aggiungo le voci, immediatamente per questa pratica, quello che ho fatto per il cliente, quello che eventualmente ho incassato e quello che mi resta ancora da incassare.